Allora, siamo con Dario Salvatori, a margine del convegno Attualità del diritto d'autore, studi in onore di Giorgio Assumma, un convegno che si tiene all'Università La Sapienza, e chiediamo a Dario Salvatori una valutazione di questa presentazione, di questo libro, delle parole dell'avvocato Assumma. Sicuramente illuminanti, soprattutto la parte conclusiva. Lui ha lanciato un fiero ammonimento che spero venga accolto da qualcuno, riguardo soprattutto alle nuove tecnologie e come stanno vampirizzando il diritto d'autore, che è una legge, lo sappiamo, del 1941, ma formalmente ancora valida, è anche una buona legge. Proprio alla luce di quello che sta accadendo in questi giorni, il caso Zuckerberg e altre cose, ci fa capire che forse i social non sono nostri amici come crediamo, no? Ma sono amici ai quali confidiamo un segreto e poi ci tradiscono, e quindi un amico che fa questo forse andrebbe abbandonato, ecco. E quindi è questa la luce, secondo me, che è il contenuto che credo abbia lanciato l'avvocato Assumma su questo, insomma, al di là dell'occasione di presentare questo libro a lui dedicato. Credo che questo discorso delle nuove tecnologie, non a caso metà degli interventi di questo libro hanno a che vedere con le nuove tecnologie, che daranno filo da torcere, che hanno causato già una diaspora di autori in favore di altri gruppi editoriali per tutelare il diritto d'autore, e che da oggi in poi non sarà più la stessa cosa e sarà alla mercé di un settore che forse diventerà meno protettivo nei confronti del diritto d'autore, ma forse più commerciale, questo non possiamo sapere. E quindi l'impatto delle nuove tecnologie, in particolar modo sulla musica, lei è un grande esperto di musica, diciamo, qual è stato a suo giudizio? Oramai, insomma, sono diversi anni che c'è, che hanno avuto un'influenza diretta anche sulla diffusione delle opere musicali. Lei cosa pensa in proposito, in particolare sulla musica? Quali potrebbero essere i rimedi? Ma noi non dobbiamo andare contro le nuove tecnologie, perché sarebbe impopolare, no? Soprattutto per chi fa televisione, per chi fa giornalista, eccetera. Però guardarle e sorvegliarle sì, perché significa capire cosa ne vogliono fare. Ricordiamoci che ci sono decine di migliaia di persone, forse centinaia di migliaia di persone, che vivono di diritti d'autore, nulla più. Quindi quelle vanno protette. Se polverizziamo tutto questo, diventa poca cosa. Ma ci sono anche degli aspetti buoni, per esempio le nuove, i concorrenti della SIAE, per unificarle in una sigla generica, si sono destrutturalizzati. A differenza della SIAE, che è rimasta per la protezione del diritto d'autore e ovviamente dell'interprete, queste nuove testate proteggono anche la musica dal vivo, e siccome la musica dal vivo in questo momento è l'introito maggiore degli artisti, per rimanere alla musica, che sono stati molto lungimiranti, perché adesso il disco viene fatto solo per lanciare il tour, prima accadeva in un altro modo, quindi su questo hanno visto giusto, insomma, era poco protetto il diritto della musica dal vivo e anche della libera diffusione, insomma, si era un po' perso questo atteggiamento. Però io credo che la centralità del diritto d'autore avrà sempre più a che vedere con le nuove tecnologie, ma vanno gestite, hanno a che vedere con la riproducibilità. La musica riprodotta non è nata adesso, è nata all'inizio del secolo scorso, quindi stiamo affrontando un problema che è stato già affrontato quando la musica si sentiva con i cilindri di cera. Quindi io credo che andrebbe studiata un po' anche etimologicamente questo aspetto.